Una giornata all'insegna del divertimento, ma soprattutto della solidarietà, quella che ieri si è consumata nel cartodromo di Cappelle sul Tavo. Alla fine è stato l'ex maglia rossa Danilo Di Luca a imporsi nella Corsa del Cuore, alla quale hanno partecipato tanti volti noti, dall'ex calciatore Rocco Pagano ai comici Marco Pape e Vincenzo Olivieri, ai giornalisti Rai Giulio Delfino e la voce della Formula 1 Gianfranco Mazzoni. Un evento voluto per sostenere la battaglia dello sfortunato 23enne pescarese Federico Cetrullo, il quale rimasto paralizzato dopo un incidente stradale lo scorso agosto, ora sta affrontando delle cure costose presso l'ospedale di Zurigo, dove è ricoverato. Una lotteria di solidarietà che ha permesso di raccogliere fondi anche per la Caritas di Pescara e per l'acquisto di un defibrillatore da parte della Polisportiva Moscufo. Organizzata da Ugo Faieta, la Corsa del Cuore ha visto salire sul podio, alle spalle di Danilo Di Luca, anche il pilota abruzzese di Superbike Federico Di Annunzio, secondo, e il DJ Luca Di Carlo, terzo. Clima goliardico e di festa dopo la gara. È la prima volta che porto un go-kart, ma siccome c'è De Luca che va avanti come un Raikkonen, mi sembra. Poi c'è Delfino che ha detto io, mai messo il sedere sopra un go-kart, è passato come un missile. Pagano che va come una bestia. Cioè, io non lo so, ma voi siete facce gialle queste. Venivo qui a vedere mio fratello che faceva delle gare quando era più piccolo e poi piano piano mi sono appassionato anch'io. Che vedo che sono tutti felici, hanno fatto una nuova esperienza, alcuni già la conoscevano, altri no, tipo Maurizio, insomma. Però spero, insomma, che tutti si siano divertiti, è stata una bellissima esperienza, esperienza anche solidale. Quindi cosa di più bello di questa giornata insieme per festeggiare questa cosa?